Voi siete dello stabilimento? Fivit Colombotto Gruppo Gratti di Collegno. Che cosa è successo? Dall'oggi al domani siamo stati licenziati, 82 famiglie in mezzo a una strada, come sta succedendo in quest'ultimo periodo. Bisogna vedere dove andiamo a finire, perché come ben sapete lavoro non ce n'è, quindi saremo altre 82 famiglie. Ma la cosa che diciamo, la cosa più diciamo che incredibile, che abbiamo il lavoro e ce lo tolgono. Ce lo tolgono perché secondo la mia opinione lo vogliono portare. L'hanno già portato all'estero. In Francia, là. A me mi sembra un'assurdità, diciamo, questo, avere il pane e non poter mangiare, sembra su scherzi a parte, praticamente. Licenziati, siamo tutti 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 licenziati. Tutte le aziende del gruppo abbiamo chiamato quando di sciopero al gruppo, poi. E poi gli altri sono Attrezzo, c'è cioè il magazzino, Zago. Vediamo se riusciamo a mettere insieme Piemonte e Lombardia per fare a livello nazionale qualcosina. Per quanto vale no. Noi ci hanno garantito che era tutto ok. Triazzoni piemontesi. Continuano a fare scatole su Facebook. Sì. No, comunque la vostra coordinatrice di Chime Sì, non fare tutto quanto, quindi perché sai Facebook lo vedi un po'. Cerca di rompergli le palle, a questa gente, perché se no facciamo poco. Noi stiamo rompendo. Siamo tutti in mezzo alla strada. Abbiamo figli, 2, 3. Siamo in mezzo alla strada. Prima diciamo che vogliamo tenere il lavoro qua al nord e poi ce lo facciamo portare via. È una linea un po' strana. Ma sai quanti sono? Sì, però in Lombardia ci sono 40. Non dovremmo permettere. Da noi glielo permettiamo. Il problema è che non li puoi obbligare, incentivare. Li puoi provare a convincere, però se uno ti dice vado in Polonia, questo va in Polonia. Non puoi togliere i soldi. Puoi togliere tutti i soldi che gli hai dato, però se questo dice tanti saluti puoi rompere le palle. Facciamole tutte, proviamole tutte. Noi le proveremo tutte, perché proviamole tutte. Ci troveremo in mezzo alla strada e poi non lo so. Noi a questo punto non abbiamo più nulla da perdere. Proviamo tutto. L'ultima cosa, andremo anche a Roma, è l'ultima cosa da fare. Ci mancherebbe altro che non andiamo a Roma, andiamo dappertutto. Però dobbiamo rompergli le palle in tutti i sensi. Questa gente qui fa i furbi, c'hanno soldi e chiudono così. Ma adesso comunque qua, tramite Regione Lombardia, l'obiettivo è convocare l'azienda. La proprietà. Qua. Oggi hanno convocato due proprietà di altre aziende per mettere un po' di pressione. Io non ho titolo formalmente, io faccio il segretario di partito, però uno mi dice ciao, sì. Mentre un assessore regionale è l'istituzione, quindi certo. Non è che gli possa dire Pippo. Certo. Quindi,